i 13 alimenti per ridurre la pressione. L'ipertensione è il fattore di rischio più comune e prevenibile tra le malattie cardiache. Pensate che nei paesi occidentali, quindi anche in Italia, le persone che soffrono di ipertensione sono circa il 30% della popolazione. Questo significa che circa una persona su tre soffre di ipertensione e la maggior parte delle persone non sa neanche di soffrirne. Nella stragrande maggioranza dei casi, quando si scopre di soffrire di ipertensione, il medico prescrive dei farmaci per andare a ridurre la pressione sanguigna. Tuttavia, oltre alla terapia farmacologica, ci sono anche dei cambiamenti sull'alimentazione e sullo stile di vita che possono avere un'influenza assolutamente positiva e andare quindi a ridurre drasticamente la pressione sanguigna. Infatti, anche a chi segue già una terapia farmacologica e assume quindi dei farmaci per la pressione alta, è fortemente consigliato seguire una dieta salutare e che sia specifica per questa condizione. In questo video andrò ad analizzare qual è una dieta sana per chi soffre di ipertensione e soprattutto quali sono i migliori alimenti da consumare e da inserire nella propria dieta se tu soffri di pressione alta. Intanto, se ancora non mi conosci, io sono il dottor Giulio Gaudio, dietista nutrizionista. Ho condotto i miei studi in Italia e negli Stati Uniti e oggi aiuto decine di persone ogni settimana in due studi privati a Roma e online. Vediamo allora quali sono questi 13 alimenti in grado di andare ad abbassare la tua pressione del sangue. Se ancora non l'hai fatto, intanto ti invito a lasciare un bel mi piace a questo video e ad iscriverti al canale. Al primo posto troviamo gli agrumi, quindi troviamo i pompelmi, i limoni, le arance, che hanno dei potenti effetti ipotensivi. Sono ricchi di vitamine, minerali e composti vegetali che possono mantenere il cuore sano e ridurre il rischio di malattie cardiache. Ad esempio, uno studio eseguito su 101 donne giapponesi ha dimostrato che l'assunzione giornaliera di succo di limone combinato con una camminata era significativamente correlata ad una riduzione della pressione sistolica, un effetto che i ricercatori hanno attribuito all'acido citrico e al contenuto di flavonoidi dei limoni. Altri studi hanno dimostrato che bere succo d'arancia e pompelmo può aiutare a ridurre la pressione del sangue. Qui però bisogna fare una piccola precisazione, in quanto è ben noto che il pompelmo, e soprattutto il succo di pompelmo, possono andare ad interferire con i comuni farmaci per abbassare la pressione del sangue. Quindi mi raccomando, fai attenzione a bere succo di pompelmo se assumi qualsiasi tipo di farmaco. Numero 2, salmone e altri pesci grassi. I pesci grassi sono un'ottima fonte di omega 3, che hanno notevoli benefici per la nostra salute. Questi grassi possono aiutare a ridurre i livelli di pressione del sangue, riducendo l'infiammazione e diminuendo i livelli di composti che vanno poi a costringere i vasi sanguigni, che sono chiamati ossilipine. Numero 3, la bietola, o come la chiamiamo comunemente, la bieta. È una verdura a foglia verde ricca di sostanze nutritive che regolano la pressione del sangue, come ad esempio il potassio e il magnesio. Pensate che una porzione di bieta di circa 150 grammi fornisce rispettivamente il 17 e il 30% del fabbisogno giornaliero di potassio e magnesio. Nelle persone che soffrono di ipertensione, ogni aumento di 0,6 grammi al giorno di potassio nella dieta è associato ad una riduzione di 1 mm mercurio della pressione arteriosa, allora capiamo di quanto possa essere importante un alimento ricco di questi minerali. Numero 4, i semi di zucca. I semi di zucca sono uno di quegli alimenti di cui se ne mangia una porzione veramente veramente piccola, ma nonostante questo apporta veramente tantissimi nutrienti, che sono poi utili anche al controllo della pressione del sangue, come ad esempio appunto il potassio, il magnesio e l'arginina. L'arginina è un aminoacido ed è particolare perché è necessaria alla produzione di ossido nitrico, che è una molecola essenziale per il rilassamento dei vasi sanguigni e la riduzione quindi poi della pressione arteriosa. Inoltre, uno studio ha anche dimostrato che l'olio di semi di zucca è un potente rimedio naturale per l'ipertensione. Infatti, sono state analizzate 23 donne che sono state poi curate con 3 grammi di olio di semi di zucca al giorno per 6 settimane e hanno riscontrato riduzioni significative della pressione sistolica rispetto invece ad un gruppo di controllo. Numero 5, fagioli e lenticchie. I fagioli e le lenticchie sono ricche di sostanze nutritive che aiutano poi a regolare la pressione del sangue, come le fibre, il magnesio e il potassio. Ed infatti sono numerosi gli studi che hanno dimostrato che mangiare fagioli e lenticchie regolarmente
aiuta ad abbassare i livelli della pressione del sangue. L'amaranto. Sono sicuro del fatto che sia io che tu siamo dei grandissimi consumatori di pasta. E magari quando non ci va la pasta preferiamo mangiare il riso. Oppure quando non ci va il riso ricadiamo sul couscous o sulla polenta. Allo stesso modo però sono sicuro che molti cereali vengono proprio lasciati sullo scaffale del supermercato. Ecco, l'amaranto è proprio uno di quelli e questo secondo me è veramente un male. Soprattutto se tu soffri di ipertensione. Infatti il consiglio è quello di consumare più spesso l'amaranto e tutti quei cereali integrali. Infatti una revisione di 28 studi ha rivelato che un aumento di 30 grammi al giorno di cereali integrali è associata ad una riduzione dell'8% dello sviluppo dell'ipertensione. Numero 7, i pistacchi. Anche i pistacchi sono un concentrato di nutrienti e il loro consumo è stato collegato a livelli sani di pressione del sangue. Infatti anche i pistacchi sono ricchi di potassio. Mi raccomando però, fai attenzione a non abusarne perché sono abbastanza calorici e quindi poi abusarne nel tempo ti potrebbe portare ad ingrassare. Numero 8, le carote. Le carote sono croccanti, dolci e soprattutto nutrienti. Infatti sono ricche di composti fenolici che aiutano a rilassare i vasi sanguigni e quindi a ridurre l'infiammazione. Il consiglio è di mangiarle crude perché questo può essere più utile a ridurre la pressione alta. Infatti uno studio eseguito su ben 2200 persone di età compresa tra i 40 e i 59 anni ha mostrato come l'assunzione di carote crude è significativamente associata a livelli più bassi di pressione del sangue. Numero 10, i pomodori e la salsa di pomodoro. E attenzione, per salsa di pomodoro e derivati del pomodoro non si intende il ketchup. I pomodori sono ricchi di nutrienti tra cui il potassio e il licopene. Il licopene è un pigmento carotenoide ed è stato visto che ha diverse proprietà ed effetti benefici sulla salute del cuore, tra cui appunto la riduzione della pressione del sangue. Numero 11, i broccoli. I broccoli sono noti per i loro effetti benefici sulla salute, inclusa la salute del sistema cardiocircolatorio. Infatti i broccoli sono ricchi di antiossidanti flavonoidi che possono sicuramente aiutare ad abbassare la pressione del sangue. Numero 12, le barbabietole. Le barbabietole sono molto ricche di nutrienti e mangiarle può aiutare a raggiungere livelli sani di pressione del sangue. Infatti sono ricche di nitrati che aiutano a rilassare i vasi sanguigni. E infine il numero 13, gli spinaci. Così come le barbabietole, anche gli spinaci sono ricchi di nitrati, inoltre sono anche ricchi di antiossidanti, di potassio, di calcio e di magnesio, il che appunto li rende una scelta veramente eccellente per tutte quelle persone che soffrono di ipertensione. Ad esempio, in uno studio eseguito su 27 persone, coloro che avevano consumato circa mezzo litro di zuppa di spinaci ad alto contenuto di nitrati ogni giorno per 7 giorni, hanno riscontrato una riduzione sia della pressione sistolica che diastolica rispetto a coloro che invece avevano consumato una zuppa di asparagi, che invece è un vegetale a bassissimo contenuto di nitrati. Benissimo, questi erano i 13 alimenti per ridurre la pressione del sangue che ti consiglio di iniziare a introdurre all'interno della tua dieta da oggi se soffri di ipertensione. Ti consiglio poi di dare un'occhiata a questo video in cui parlo della dieta DASH, che è proprio la dieta che viene consigliata alle persone che soffrono di ipertensione. Spero veramente che questo video ti sia stato utile e se hai delle domande puoi farle qui sotto nei commenti. Altrimenti ci vediamo nel prossimo video. Un saluto dal dottor Gaudio.